vergine incinta, raffigurata in piedi al centro di una preziosa tenda damascata, i cui lembi sono tenuti aperti ai due lati da una coppia di angeli perfettamente simmetrici fra loro. Estremamente giovane, Maria è colta di tre quarti, in una posa regale, ma anche di grande realismo. La sua condizione umana è evidenziata dalla veste leggermente aperta sul corpo rigonfio e dalla gestualità naturale con cui poggia una mano sul ventre, mentre l'altra puntata su un fianco a sorreggere il peso. Conduce fino all'esasperazione le contorsioni lineari, gli aspetti diabolici e disperati dei suoi personaggi. Le figure umane sono da lui rappresentate in incredibili grovigli, soggette a una spasmodica tensione muscolare negli atteggiamenti più insoliti e difficili. Le figure ubbidiscono a una musicale ma severa armonia di proporzioni. Le forme sono semplificate e ridotte all'essenziale, fin quasi a trasformarsi in purezza geometrica, di volumi accordati tra loro. I gesti sono compassati e fermi, serrati nell'inflessibile regola prospettica, scientificamente applicata ad ogni composizione. La luce gemmea e meridiana penetra nei colori vivificandoli, cristallizza le forme incarnandosi in esse, trascorre sulle campagne immobili immersi in una quiete fuori dal tempo. La regina di Saba riconosce una trave di un ponte di legno dell'albero della conoscenza e si inginocchia in segno di adorazione. Nella parte destra, in un interno, la regina si inchina a cospetto del re Salomone. Un angelo con in mano una piccola croce porta in sogno a Costantino la rivelazione della croce e della vittoria su Massenzio, a patto della sua conversione.
con le sue forme nitide e aggraziate, i colori tersi e vibranti, di luminosa purezza, sembra non aver nulla a spartire con la corposa pittura del masaccio, cui pure si apparenta nel vivace interesse prospettico, tipicamente quattrocentesco. E la celebre serenità delle sue migliori composizioni si accorda perfettamente col ritmo limpido e arioso delle strutture in cui si inseriscono. Allievo del Perugino, però si scosta dal mondo del maestro. Nei suoi cicli di storie affollate e festose, egli si fa apprezzare soprattutto per la sontuosa ricchezza del colore e per una sua arguta e pittoresca vena narrativa. Thank you.
nel 1228, due anni dopo la morte di Francesco, e solennemente consacrata nel 1253. È un grandioso monumento concepito a presentazione del messaggio francescano nella chiesa rinnovata. L'interno, con pianta a croce greca e una navata divisa da basse arcate in cinque campate, con cappelle laterali aggiunte alla fine del secolo XIII. Nel transetto sinistro, la Madonna coi Santi del Lorenzetto. Nel transetto destro, Madonna in trono con angeli e San Francesco, grandiosa composizione di Cimabue.